Eccoci qua. Guardalo, Seppo, che bellino messo lì seduto, bello con la grafica, OP. Bello, bello, bello. Certo che sta piovendo parecchio. Ehi, come te la passi? Niente, va un po' meglio. Non so che dirti. Non ho mai sofferto il mal d'auto. Tutto bene? Ehi. Calmati. Mi hanno dato delle nuove materie. Guardate che cosa sta facendo Cloud. Sta facendo gli squat. Però questo è un ricordo che, ovviamente, per chi conosce la saga, non è un ricordo originale. Cioè, non è un ricordo. Non è un ricordo puro di Cloud. Perché questo è un ricordo indotto, si può dire così. Non era Cloud che faceva gli squat in questa maniera. Non vedo l'ora di provarle. Proprio come un bambino. Anche perché poi Cloud qui in realtà si trova da un'altra parte. Ehi, perché non ci parli della missione di oggi? Questa sarà una missione diversa dalle solite. Sentite anche il modo di parlare di Cloud, che non è solito. Ottimo. Perché? Mi sono arruolato nei Soldier perché volevo essere come te. Ma quando sono riuscito a diventare un prima classe, la guerra era già finita. Se voglio diventare un eroe, devo sempre esserci quando dobbiamo fare una missione difficile per dimostrare quanto valgo. Voglio diventare un eroe. Di, cosa si prova? Eroe. Non volevi dettagli sulla missione? Il nostro compito consiste nel fare alcune indagini presso un vecchio reattore Mako. Ci sono stati segnali dei malfunzionamenti e un incremento di animali feroci nella zona. Per cominciare, ci sbarazzeremo di loro, poi localizzeremo il problema e lo risolveremo. Animali feroci? Dove? Al reattore Mako di Nibelheim. Nibelheim. È il villaggio dove sono nato. Capisco. Casa. Oh, signore, una bestia enorme ha appena urtato il camion. Sarà il solito mostro. Eccolo. E qui adesso potrete vedere la potenza di Sephiroth. 3264 HP. Boom. E con un colpo ha praticamente shottato il mostro, praticamente. Il drago che attacca gli leva 0. Ecco, morto. E Sephiroth, con il modello della katana, tra l'altro, che non si vede. Questo sarà un difetto, ovviamente, della mod. Che è un difetto palesemente della mod. Ha shottato il mostro. La forza di Sephiroth era surreale. Era molto più forte di qualunque storia abbiate mai sentito su di lui. E tu allora che facevi? Vabbè. Io ero ipnotizzato da come Sephiroth combatteva. E chi non lo sarebbe? Poco dopo arrivammo a Nibelheim. Eccoci qua. Allora, cosa si prova? Tornare a casa dopo tanto tempo. Io non ne ho una, non so cosa si prova. Nemmeno una famiglia? Mia madre si chiamava Genova. Morì poco dopo la mia nascita. Mio padre. Risate. Isteriche. Perché ne sto parlando? Forza, andiamo. Mi sa che si sono caricate due texture di Sephiroth diverse rispetto a quella che originariamente avevo caricato, perché vedete ci sono i capelli della vecchia versione di gioco uniti a quella della versione della mod, quindi si sta vedendo un po' male effettivamente Sephiroth, perché non dovrebbe vedersi così. Da un lato mi dispiace, però vabbè, oh, amen.
Ehi, ti caccerei nei guai se continui a perdere tempo. Ok, a questo punto parliamo con questa guardia. Stare di guardia è così noioso. Non è scelta, è il tuo lavoro. Scegliamo la seconda. Tornerò a parlare con te ogni tanto. Abbi pazienza. Perché con questa seconda opzione noi praticamente abbiamo sbloccato, se non mi ricordo male, un piccolo filmato extra. A questo punto parliamo con Sephiroth, questo posto d'ora di Mako. Ok, vediamo se dobbiamo riparlare di nuovo con la guardia. Esatto, non è scelta, è il tuo lavoro. Vabbè. Possiamo andare. Ehi, aspetta un attimo. Era quella cosa, non è vero? Quello che ha detto Sephiroth, il nome di sua madre. Esatto. Genova, me la ricordo. Era quel fottuto mostro senza testa che abbiamo visto al palazzo Shinra. Esatto. Aspetta, Barret. Sentiamo prima la storia di Cloud. Se devi chiedere qualcosa, fallo dopo. E dai, Tifa. Ok, Cloud, vai avanti. Gli amici d'infanzia si sono ritrovati. Fui molto sorpreso di rivedere Tifa. Ai. Il villaggio era deserto. Possibile che fossero tutti chiusi in casa per via dei mostri? No, forse avevano paura di noi. Partiremo per il reattore all'alba. Cerca di dormire a sufficienza. Ok. Solo uno di voi deve rimanere di guardia. Cerca di dormire a sufficienza anche tu. Quello era il pozzo dove Tifa e Cloud si sono fatti la promessa. Ah già, hai il permesso di andare a visitare la tua famiglia e i tuoi amici se lo desideri. Sono così nervoso. Nervoso, io sono eccitato. Oh è vero, sarebbe un peccato se perdessi l'occasione di diventare un eroe. Di qua ovviamente non si può andare, quindi se volessimo uscire in realtà non possiamo letteralmente uscire. Parliamo col tizio. Ho saputo che sarebbe arrivato Sephiroth l'eroe, sono venuto qui con la mia macchina fotografica. Voglio fotografarlo mentre combatte contro un mostro, voglio che sia una foto memorabile. Una foto memorabile? Fotografa me allora, e tornatene a casa. Fotografa me e tornatene a casa, è pericoloso. Qui ovviamente possiamo rispondere un po' come vogliamo, non ha molto impatto questa frase, però... Conoscendo il personaggio, la foto dei personaggi di secondo ordine non mi interessano. Ok, allora entriamo nel negozio. Salve, benvenuto. Sembra la tizia rossa che c'era a Midgar che aveva mal di stomaco. Ehi, ma tu non sei... Oh, sono entrato qui? Non ricordo bene. Vedi, man mano che noi entriamo... anche nelle varie case o comunque cerchiamo di fare altro, abbiamo diversi flashback che vengono appunto dati dal fatto che noi teoricamente dovremmo seguire un percorso predefinito del ricordo, mentre invece noi possiamo fare anche altre robe. Comincio a stancarmi, non ce ne frega niente di tutto questo, vai al dunque. Vedi? E praticamente veniamo riportati fuori. Poi andiamo qui. E questa, se vi ricordate bene, è la casa di Cloud. Quello è il letto dove lui era sdraiato. Questa è casa mia. Non c'entra nulla con l'incidente di 5 anni fa. Ehi, un attimo. Io voglio sentire. Sì, anch'io. Non tornavo a casa da parecchio tempo, vero? Vedete, questa è una cosa extra. Racconta, perché appunto possiamo raccontare anche le... diciamo... anche tutto ciò che abbiamo fatto all'interno della nostra famiglia, no? In questo caso, se mettiamo non mi va di parlarne, la cosa si chiude qui. Mentre invece se mettiamo e va bene, la storia continua. Tu la chiami famiglia, ma mio padre morì che ero ancora un bambino. E per questo mia madre viveva da sola in quella casa. Sì, rividi mia madre. Era così piena di energia, non era cambiata per niente. Solo pochi giorni dopo sarebbe morta. Ma quando la vidi era più in forma che mai. Esatto, e qui vedete riprende praticamente la storia con la mamma di Cloud.
è praticamente Cloud, femmina, praticamente. Sì. Cloud? Bentornato, Cloud! Ciao, mamma. Vieni, vieni, fatti guardare. Come sei bello. È un uniforme dei soldier, quella? Mamma, io... Cielo, quanto sei cresciuto. Scommetto che ci sono un sacco di ragazze che ti ronzano intorno. E qui ritorniamo praticamente allo stesso sogno che Cloud fece quando si addormentò a casa di Aerith, se ci fate caso. Insomma... Sono preoccupata per te. La città è piena di tentazioni. La tua povera mamma starebbe molto più tranquilla se ti sistemassi con una brava ragazza. Sto bene. Per te ci vorrebbe una ragazza più grande che si prendesse cura di te. Sì, una così sarebbe perfetta. Non sono interessato. Stai mangiando come si deve? Sto bene. La compagnia si prende cura di me. Ah sì? Meglio così. Col fatto che non sai cucinare, ero sempre in ansia per te. Ehi, Cloud! Ma vedi, Cloud? Che ne pensi, Cloud? Non dimenticarlo mai, la tua mamma ci sarà sempre per te. Vedete? Tutti i flashback, tutte robe che comunque sembrano anche sconnesse tra di loro. E c'è un motivo del perché effettivamente sono abbastanza sconnesse. Basta così. E poi infine entriamo qui. Anzi no, vabbè, ci sono altri posti dove dobbiamo entrare effettivamente. Ecco, Tifa che fa Cloud. Entrasti in casa mia? Sì. Dobbiamo dire di sì. Ho pensato che potevi essere in casa. E invece non c'era nessuno. E in questo momento possiamo praticamente esplorare la casa di Tifa. Questa è la casa di Tifa. E perché è importante entrare qui? In realtà si potrebbe anche non entrare, ma la cosa importante da fare è andare al secondo piano e andare al pianoforte. Questa sarà una cosa. Ecco, Cloud, sei entrato anche in camera mia? Già. Sì. Dobbiamo dire di essere entrati anche in camera di Tifa. E la cosa importante da fare è andare qui al pianoforte. Suonasti anche il mio pianoforte? Sì. Come si faceva? Me lo sono dimenticato? No, me lo ricordo. Premi start per smettere. Ora qui in realtà dovremmo suonare, anche se qui in realtà, vedete, possiamo tranquillamente suonare. Vedete, tutte le praticamente tutte le note, tutte le robe che vogliamo. Ok. Qua per il momento non dobbiamo fare nulla di particolare, però questa scena e soprattutto con il ricordo di aver suonato il pianoforte ci permetterà in futuro di ottenere l'ultima limit di Tifa, anche perché poi ci sarà una combinazione particolare di tasti da premere e quindi poi grazie a questo potremmo appunto ottenere la limit di Tifa. La cosa importante però era comunque entrare in casa perché noi dobbiamo avere il ricordo di Cloud che è entrato a casa di Tifa. Quindi questa è una cosa abbastanza importante. Si può ottenere anche senza, però avendo avuto la possibilità di entrare in casa di Tifa è meglio. Allora, qui invece sei della Shinra, benvenuto. Oh, scusa, tu sei Cloud, non ti avevo riconosciuto. Shinra? Shinra? Solja?
Solza, bambini che sono dislessici. Combatterai quei mostri? Li batterai? Cloud, quanto sei cresciuto? Lui non è altro che il maestro. Dovrebbe essere lui, se non sbaglio, il maestro di Tifa. Questa dovrebbe essere appunto la casa del maestro di Tifa, addirittura. Che ha i bambini a suo seguito, che sono dislessici, e quindi lui si prende cura dei bimbi dislessici. Amen. Ciao, Lily. Va bene. Fatto questo, adesso abbiamo fatto praticamente tutto, anche perché qui ancora non possiamo andare. Vedete, qui c'è il tizio che ci blocca. Siete della Shinra voi? Esatto, e tu chi sei? Benvenuti nel nostro villaggio, io sono... Tu sei Cloud, non è vero? Non ti ricordi di me? Tu sei il padre di... Sì, sono il padre di Tifa. Esatto. Vorrei che ti tenessi a debita distanza da mia figlia. Bene, ottimo. Ok, non abbiamo bisogno dell'aiuto della Shira per proteggere il nostro villaggio. Non mi ricordo se effettivamente questa interazione andava a ridurre il rapporto con Tifa. Questa villa è... No, questa viene dopo. Esatto. Vedete, è Cloud stesso che praticamente ci indica cosa fare e cosa non fare all'interno di questa storia, anche perché fondamentalmente noi stiamo seguendo i suoi ricordi, che non sono esattamente limpidi come lui crede di sapere o come crede di raccontare. E ovviamente poi lo vedremo meglio nel dettaglio. Ah, eccolo, lui è il maestro di Tifa. Sei qui della Shira? Sei qui per sterminare i mostri, giusto? Sei tu. Sono Zangan, esatto. Viaggio per il mondo insegnando ai ragazzi le arti marziali. Ho 128 studenti sparsi in tutto il mondo. In questo villaggio ho una discepola chiamata Tifa. Hai detto Tifa? Tifa è molto dotata. Sono sicuro che diventerà una grande guerriera. Op. Esatto. Questo sembra quasi un cameo di Zamza. Che tra l'altro... Lui si chiama Zangan, mentre invece c'era addirittura Zamza, che era di Shikoto in due, che era un altro artista delle arti marziali che si trovava appunto dentro la cittadina di Ryube, proprio dentro il proprio dentro la locanda, e si poteva reclutare appunto dentro la locanda. Ecco, già Tifa dotata, partiamo. Come posso aiutarti, Cloud? Come se la passa il villaggio? Il villaggio sarà passato almeno un anno dall'aumento dei mostri qui in zona. A parte quello non è cambiato più di tanto. Niente cambia mai troppo in villaggi piccoli come questo, dopo tutto. Mentre stavano costruendo il reattore, quello è stato il periodo migliore per il villaggio e per noi. Mentre lo costruivano. Ma le cose sono peggiorate dall'istante in cui l'hanno completato. Nel giro di pochi anni, gli alberi sulle montagne si sono seccati tutti. Era stata una buona idea il reattore o una pessima idea? Col senno di poi è ovvio. Ma che possiamo farci adesso? Se potessimo sbarazzarci almeno dei mostri, perlomeno le cose qui migliorerebbero un pochino. Esatto. Poi, dove Sephiroth è di sopra. E infine, se devo dire dammi una stanza, beh, avete già prenotato tutto, quindi non è un problema per me. Ma non preferiresti passare la notte a casa tua? Invece no, dobbiamo andare di sopra. Dobbiamo andare dal nostro Seppo. Dal nostro amico Seppo, che è praticamente qui che osserva la finestra. Allora, volendo possiamo entrare e curiosare, ma non c'è niente in questo caso, quindi dobbiamo parlare con Sephiroth. Che cosa stai guardando? Questo panorama, giurerei di averlo già visto. Parliamoci di nuovo. Ok, dobbiamo svegliarci presto domani, faresti meglio a riposarti. Ok, in questo caso possiamo rispondere, non è così tardi per continuare a fare tutte le robe che ho fatto praticamente prima. Quindi girovagare, andare nelle varie stanze, parlare col papà di Tifa, eccetera, eccetera. Però siccome abbiamo già fatto tutto, già, mi farebbe bene. Ho assunto una guida che ci accompagnerà fino al reattore. Pare sia molto giovane, speriamo che sia affidabile. Quindi già qui potete capire effettivamente a chi ci stiamo andando a riferire. Ok, qui possiamo parlare con Seppo.
Partiremo non appena arriva la guida. Stammi a sentire, Sephiroth. Se dovesse accadere qualcosa, guardate chi è la guida. Si calmi. Sephiroth comunque molto pacato, molto... molto figa comunque nella sua... anche, diciamo, nella sua imposizione, tra virgolette. Quindi ci sta. Andrà tutto bene, papà. Ci sono due forti agenti di Soldier con me. Io sono Tifa, piacere di conoscervi. Tifa, sei tu la nostra guida? Al vostro servizio. Sono la guida migliore della città. Ma è troppo pericoloso, non possiamo coinvolgerti in questa faccenda. Se la caverà, se la proteggi. Molto bene, andiamo. Sephiroth, tranquillo, che parte. Avete sentito questo in sottofondo? Signor Sephiroth, una foto come ricordo? Tifa, potresti chiederglielo tu per me? Però se la va a fare la foto, eh? Sorridete? Ok, abbiamo fatto la foto. Grande, grazie mille. Darò una copia a ciascuna di voi non appena le avrò sviluppate. Ok. Era stato costruito un reattore Mako sul monte Nibel. Eccolo, lo quasi vede. Guarda che bello tutto fatto in HD. Bello il filmato tutto HD-oso. Ciao, ciao Kairi. Se poi era good boy e poi è... Ok, qui possiamo proseguire. Ok, da qui in poi si fa difficile. Seguitemi. Tra l'altro, ne possiamo approfittare perché guardate un po' chi abbiamo in party. Che bella questa parte. Oddio, che bella questa parte. Che bella questa parte. Ah, se me la mettono nel remake. Ah, se me la mettono nel remake e mi fanno comandare Sephiroth. Mamma mia. Non si può togliere la Masamune. Ci ho provato da piccolo. Vedete? Se tu vai a vedere, fai equipaggiamento da Sephiroth, cioè crescita zero. Quindi le materie da Seppo, crescita zero. Tra l'altro la Masamune è un'arma che si potrà ottenere in gioco. È un'arma che potremo ottenere per Cloud e che quindi sarà disponibile tra le armi di gioco, ma non sarà la stessa Masamune, ovviamente, perché non avrà diciamo la stessa lunghezza, non sarà la stessa, ok? Cioè viene chiamata Masamune, ma non sarà la stessa, anche perché, come potete notare, i suoi slot di materia sono perfetti. E questi stessi slot di materia noi li vedremo su un'altra arma per Cloud, che sarà per l'appunto l'arma perfetta per Cloud. Infatti abbiamo doppia, abbiamo tre coppie in questo caso di collegamento materia. E poi abbiamo il bracciale d'oro, dove abbiamo praticamente altre due coppie
per quanto riguarda appunto le materie. E poi infine l'anello difensivo aumenta vigore e spirito di 50. Vedete, tutto ciò che è di Sephiroth non possiamo assolutamente toccarlo e non possiamo neanche rimuoverlo. Zero, proprio completamente non possiamo toccarlo. Ovviamente penso che tutti ci abbiamo provato da piccoli a prendere l'arma di la Masamune e darla a Cloud in questo caso, ma ovviamente non si può fare. Le statistiche di Sephiroth sono 99 in attacco, che non sono tantissime in realtà, però guardate la mira. La mira è al 255. 255 che rappresenta comunque il valore massimale presente all'interno della, diciamo, del codice di gioco di questi titoli. Final Fantasy 7 e Final Fantasy 8 presentano praticamente i codici con il 255 come riferimento massimo del valore, mentre invece per quanto riguarda Final Fantasy 9 la situazione è un po' cambiata, perché il codice in gioco sarà sempre 255, ma quello che vedremo noi esternamente come limite massimo sarà riportato al 100. Quindi è una cosa che poi è stata modificata e migliorata in successione. Mentre invece in Final Fantasy 7, così come nell'8, il 255 rappresenta il 100%, quindi Sephiroth in questo caso ha praticamente il 100% di mira, quindi 255, quindi lui qualsiasi attacco fisico che effettua nei confronti dei nostri avversari praticamente non farà mai cilecca. Quindi Sephiroth è uno che non fa cilecca, e questo volevo dirlo da 3 live e finalmente lo posso dire. Sephiroth non fa cilecca, cheat. Poi difesa fisica 46, che comunque è una cifra abbastanza media. Destrezza di 4, anche se diciamo le altre statistiche possono sembrare molto possono sembrare anche molto riduttive in confronto, diciamo, tutte le altre statistiche. Per cui ci sta. Ce lo rendono praticamente in questa fase del gioco. Sephiroth viene reso praticamente umano, anche perché fondamentalmente in questa parte del gioco Sephiroth è ancora umano. Qui, ragazzi, per quanto riguarda la trama di Final Fantasy VII in generale, si entra in una delle tematiche più difficili da raccontare all'interno della saga. Perché Sephiroth era comunque un combattente eccezionale, ma era comunque un essere umano. Sephiroth, per chi ovviamente non lo sapesse, anche se ormai penso che sono veramente in pochi a non saperlo, soprattutto conoscendo me, è praticamente il figlio di Lucrezia Crescent e Ojo, il famosissimo dottore che lavora praticamente all'interno della struttura della Shinra in ricerca e sviluppo. Il figlio di Ojo, insieme a Lucrezia, è stato trattato biologicamente da embrione. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che mentre il bambino, in questo caso il feto, era ancora all'interno del grembo di sua madre, Ojo ha fatto degli esperimenti iniettando le cellule di Genova all'interno del suo sistema. Infatti, perché Sephiroth è riuscito in un qualche modo a non morire durante la sperimentalizzazione? Perché appunto è stato trattato da bambino. Tutti i casi di Ojo che abbiamo visto durante il gioco di Final Fantasy, ovvero tutti i tizi numerati, tutti i tizi marchiati, erano gli esperimenti che Ojo ha fatto con le cellule di Genova. La maggior parte di questi esperimenti è stata comunque uccisa, perché non riuscendo a convivere con le cellule di Genova in fase adulta, praticamente ha permesso loro di morire, quindi li ha praticamente uccisi iniettando le cellule di Genova. Mentre invece Sephiroth, essendo stato trattato ancora da feto, non ha avuto problemi o comunque non ha avuto effetti collaterali, tranne appunto una piccola instabilità mentale che poi successivamente è venuta a crescere a seguito delle rivelazioni che Sephiroth stesso è riuscito a scoprire. Ok? C'è da dire anche che fondamentalmente Sephiroth è stato l'unico esperimento riuscito di Ojo, anche perché il dottore con cui collaborava Ojo, ovvero il dottor Gust, non aveva la stessa possibilità e non aveva gli stessi mezzi per replicare il successo di Ojo. Infatti, che cosa è successo? Che Gust, dando alla vita
cioè diciamo dando alla luce un progetto simile, aveva creato Genesis, tra virgolette, cioè proprio così se vogliamo entrare nello specifico. E poi successivamente tutta la storia di Crisis Core, che ovviamente non voglio andare a trattare perché sennò dovrei fare una live soltanto per parlarvi ovviamente tra la differenza del progetto Genova o comunque del progetto S e del progetto G, che appunto rappresenta Genesis e la controparte del Dr. Gust. Ma vabbè, ma questo comunque è un altro discorso. La cosa che dovete comunque sapere è che Sephiroth comunque è il risultato ed è l'esperimento perfetto della collezione di Ojo. Quindi Ojo suo padre, Lucrezia sua madre e successivamente... E niente, successivamente abbiamo la possibilità di vederlo in azione in questa fase del gioco. E tra l'altro qui Sephiroth è ancora, diciamo, umano. Perché vi dico è ancora umano? Perché poi vedremo più avanti che cosa succederà all'interno di questa storia. Il ponte. E qui, ops. Tutti che si toccano con la telecinesi. Il ponte che si spezza. E tutti giù per terra. Sembra che stiamo tutti bene. È possibile tornare indietro? Le gallerie qui sono piuttosto intricate, come un formicaio. Ah, signor Sephiroth, manca una persona. Potrà sembrarvi crudele, ma non abbiamo tempo per cercarlo. E non possiamo tornare indietro, quindi dobbiamo proseguire. Restate sempre vicini. Esatto, uno dei due soldati praticamente è morto. Ora, se voi ci fate caso, il team, in questo caso, è composto da Sephiroth, da Tifa, da Cloud e da un soldier, da un soldato, che non si sa effettivamente chi sia. E se vi ricordate bene, prima, durante il ricordo di Cloud, c'era un con un intermezzo di che era abbastanza emblematico. Ma andiamo avanti. Per il momento non voglio fare troppo spoiler. E direi che possiamo andare avanti. Qui ovviamente tutti gli incontri casuali è inutile anche affrontarli, cioè nel senso si possono affrontare ma tanto avendo in parti quel gran fregno di Sephiroth tutto sarà molto easy. E cos'è questo posto? Che grotta dai colori strani. Deve essere così per via dell'energia Mako. Queste montagne ce n'è in abbondanza. Per questo è stato costruito un reattore qui. Esatto. No, no, vabbè, lo stanno spammando ovunque il gioco di Final Fantasy VII, è normale. Qui ovviamente non c'è nulla. Perché anche qui, per esempio, sforzieri, robe, non c'è niente praticamente da prendere. Ci sono solo nemici casuali che potrebbero shottare Cloud, ma al tempo stesso non avranno problemi per Septo, che comunque vedete possiede magie di livello decisamente più alto e che può attaccare contemporaneamente tutti i nemici e quindi riuscire tranquillamente a giocare da solo. Non c'è schermata di level up, non c'è schermata di crescita del personaggio, quindi si può tranquillamente andare avanti e basta. Anzi, si deve andare avanti e basta. E questa cos'è? Una fontana di Mako. Pare sia un miracolo della natura. È bellissima, ma... che fa la top mode. Anche questa scomparirà se il reattore continuerà a risucchiare energia Mako. Tutti fa vestito da cowboy così, comunque per me non ha mai centrato nulla nella storia, cioè proprio completamente no sense. Questa è materia. Quando l'energia Mako si condensa viene prodotta la materia. È rarissimo vedere la materia nel suo stato naturale. Ora che ci penso, com'è che quando usiamo la materia possiamo lanciare le magie?
È un soldier e non sai nemmeno questo? La conoscenza degli antichi risiede all'interno delle materie. La conoscenza di come manipolare il potere della Terra. Essa ci connette al pianeta permettendoci di accedere alla magia, o almeno così dicono. La magia, un potere misterioso. Come se la sghignazza. Ho detto qualcosa di buffo? Un uomo una volta mi disse di non usare mai termini poco scientifici come potere misterioso. Disse che non avrebbe dovuto nemmeno chiamarsi magia. Mi ha ricordato quanto fosse arrabbiato quella volta. Ecco tutto. Chi era? Hojo, della Shira. Un uomo incapace che ha ereditato il lavoro di un grande scienziato. Una massa di complessi ambulante. Bravo, Sepp. Una fontana di Mako. Pensare che la conoscenza degli antichi risieda qui. Sì, vabbè, il riferimento delle scarpe, vabbè, ci può stare. Però dico, a me proprio il suo vestito da cowboy, tipo in questa sezione del gioco, non mi è mai sembrato... Cioè, boh. Ok, qui adesso ci avviciniamo alla parte più clou della storia. E anche quella più complessa. Siamo arrivati, anche se abbiamo dovuto fare più strada del previsto. Tifa, aspettaci qui. Voglio entrare anch'io a dare un'occhiata. Questa è una struttura top secret. L'ingresso è permesso solo al personale della Shira. Ma... tieni la signorina al sicuro. Peccato che la skin di Sephiroth si sia buggata e si veda metà e metà. Era bella la skin di Seppo, quella la modificata come ce l'ho con Cloud. Ti conviene stare davvero attento che non mi accada nulla allora. Ok, andiamo qua, sospesi sul ponte. Fatto un ingresso normale, non c'è praticamente. E va. E praticamente io devo essere sospeso così. Scendiamo. Questa è una zona che abbiamo già visto in un flashback precedente, quindi... Genova. Interessante. La porta è chiusa, ovviamente. Ecco la causa del malfunzionamento. Questa sezione è rotta. Cloud, chiudi la valvola. Andiamo a chiudere la valvola. Aspetta, era di qua? Dove era? Qua. Mi ricordavo fosse altrove. Perché si è rotta? Oh! Capisco. Poggio. Ma comunque non sei a livello del professor Gust. Oh! Questo sistema condensa e immagazzina energia Mako. O perlomeno, lo faceva. Ma cosa accade all'energia Mako se viene ulteriormente condensata? Ah già, diventa materia. Già, normalmente. Ma Hojo ha messo qualcosa qui dentro, guarda. Eh sì, però, ok. Guarda attraverso lo blu. Che cos'è? A voi comuni membri dei Soldier viene somministrata della Mako. Siete potenziati, ma siete ancora umani. Ma quelle cose invece? Il loro livello di energia Mako è esponenzialmente più alto del vostro.
sono dei mostri? Sì, sono stati creati da Ojo, lo scienziato della scena. Abomini generati dall'energia Mako. Ecco cosa sono i mostri. Hai detto comuni membri. Tu invece? Ah. Ehi, Sephiroth. Possibile che io... sia stato creato allo stesso modo? Ecco, qui iniziamo. Sono come questi mostri? Sephiroth! Madonna, la vorrei tanto vedere sta scena nel remake. Li hai visti? Dentro quelle... erano umani. Umani? Impossibile. Lo sapevo, sin da quando ero bambino. Non ero come gli altri. Sapevo che la mia esistenza era speciale. Ma questo non è ciò che intendevo. Questo ancora non è completo, quindi... sono come questi mostri? All'epoca non riuscii a capire il significato delle sue parole. Ero molto più sorpreso del fatto che la Shinra producesse mostri.